Poracci, bentornati sul mio canale. Luglio è un mese dominato dal caldo e dalla voglia di andare in vacanza, ma non per questo mi fermo e oggi vi voglio dare la lista dei migliori sconti e giochi gratuiti disponibili su tutte le piattaforme in queste settimane. Sì, insomma, è un video per veri poracci e se apprezzate mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per darmi una mano con la crescita del canale. Iniziamo! Partiamo da PC. Questo mese Epic Games Store non è l'unico protagonista del gaming su computer. C'è infatti la consueta selezione di titoli gratuiti e anche se non abbiamo il gioco AAA in grado di rubare la scena, fossi in voi terrei gli occhi aperti per The Escapist 2, un divertentissimo ibrido tra GDR e puzzle game che vedrà il giocatore impegnato nel riuscire ad evadere di prigione, tutto condito da una pixel art super deformed molto ispirata. Per quest'estate però i riflettori sono puntati su Steam, la piattaforma concorrente di Valve, che torna in grande stile con una collezione di sconti gigantesca. Qui c'è veramente da perdersi e vi potrei consigliare decine e decine di titoli. Vi suggerisco innanzitutto di farvi un giro tra i brand in offerta. Potrete trovare sconti assurdi su serie come Doom, con il reboot del 2016 a meno di 6€, e a solo 1€ in più anche il terzo capitolo di Max Payne, che anche se non riporta la firma di Remedy Entertainment è ancora oggi un action in terza persona divertentissimo da giocare, senza parlare poi di Hitman, Wolfenstein 2, la trilogia di Batman, con anche il sottovalutatissimo Origins in super offerta. Impossibile poi non segnalare Portal 2, uno dei migliori puzzle game di sempre a 1,63€. Psychonauts, mitico platform ideato da Tim Schafer, uscito all'epoca su PS2 e Xbox e riproposto a 2,49€. Se siete amanti dei collectathon vecchio stampo, qui troverete non solo un classico del platform, ma anche un gioco dal bellissimo art style e una trama ricca di umorismo e per niente banale. Imperdibile poi l'offerta sul violentissimo Hotline Miami e il suo seguito, che si possono aggiungere in libreria per meno di 10€ in totale e Hollow Knight a 7,49€. Aspettando Silksong, l'indie che ha saputo reinventare e rilanciare il genere dei Metroidvania è un acquisto obbligatorio a questo prezzo. Ma sul serio ragazzi, su Steam c'è il mondo in offerta. Vi consiglio di visitare periodicamente lo store per non perdervi gli sconti a tempo e soprattutto, se avete qualche altro suggerimento, fatemelo sapere nei commenti. Situazione più tranquilla sul lato console. Per quanto riguarda PS4, tolta l'offerta del Plus, di cui ho già parlato in un video qua sul canale, ci sono in offerta parecchi titoli AAA, tra cui Spider-Man, God of War, Resident Evil 7 e anche il simpatico remake di Medieval. Per Xbox invece è mese abbastanza anonimo per il Gold, ma qualche sorpresa interessante ce la regala lo stesso il catalogo del Game Pass. Ad aggiungersi alla libreria del servizio offerto da Microsoft ci sono Soul Calibur 6, uno dei migliori picchiaduro 3D del momento, CrossCode, GDR di cui vi ho parlato nel video sulle uscite per Switch e l'odiatissimo Fallout 76, a cui si potrebbe dare finalmente una chance ora che viene proposto gratuitamente agli abbonati al servizio, sia su console che su PC. E finiamo con la nostra amata console ibrida. Tra i giochi gratuiti troneggiano sicuramente Ninjala, una sorta di clone cinese free to play di Splatoon, e Jump Rope Challenge, che sì, è un titolo che lascia il tempo che trova, ma è gratis ed è appena stato aggiornato con nuovi elementi grafici a tema Nintendo. Con grande sorpresa però, la casa di Kyoto ha aggiunto 3 titoli alla sua libreria di classici dell'epoca NES e Super Nintendo e poche storie, se non avete mai giocato a Donkey Kong Country, correte subito a rimediare. L'apice del platform 2D, ancora oggi una vera gioia per gli occhi, divertente, dinamico, un capolavoro senza tempo prodotto dalla Rare del periodo d'oro, quando ogni gioco che sfornava era semplicemente indimenticabile. Ci sono anche Natsume Championship Wrestling e The Immortal, però dai, Donkey Kong Country ha la priorità assoluta su qualsiasi cosa. Segnalo inoltre uno sconto molto interessante. The World Ends With You, particolarissimo JRPG di Square Enix uscito originariamente su Nintendo DS, è scontato del 50% sull'eShop. Sebbene non si tratti del migliore dei porting, soprattutto per alcuni problemi nell'adattamento dei controlli, la versione Final Mix è un'interessante proposta per gli amanti dei JRPG, una piccola perla semi sconosciuta che merita molta più attenzione da parte del pubblico. Quindi, poracci, che ne pensate di queste offerte? Ci sono altri giochi gratis che volete segnalare? Come al solito, io vi aspetto nei commenti. Nel mentre lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io sono il Poro Michele, in sconto per poco, ciao!